Sono Nicola Boari, responsabile del marketing prodotto qui in Ferrari. La Ferrari V8, a motore centrale posteriore aperta, nasce 40 anni fa con la 308 GTS, dove il nome derivava dalla caratteristica targa della vettura con un tettuccio che veniva rimosso a mano. Nel corso degli anni, esattamente nel 1993, con il lancio della 348, nasceva la versione Spider con un tettuccio ripiegabile in tela che scompariva all'apertura. Questo contenuto è stato poi ulteriormente evoluto nel 2011 con il lancio della 458 Spider, la prima che proponeva sul mercato un tettuccio rigido a scomparsa. Questa caratteristica è stata mantenuta anche per la 488, la Spider più potente, tecnologica e prestazionale di sempre nella storia Ferrari, dedicata a chi vuole conciliare le prestazioni con la guida all'aria aperta, sentendo i rumori dell'esterno, il paesaggio, ma soprattutto il sound di un motore Ferrari. Sono molte le prestazioni da record della 488 Spider. Una delle più importanti è sicuramente il peso potenza, che è quasi pari a 2. Il motore ha ben 100 cavalli in più, ma grazie alla sapiente progettazione la macchina non ha subito nessun aumento di peso. Per quanto riguarda l'aerodinamica, anche la Spider, come la berlinetta, si avvale di soluzioni mutuate direttamente dal mondo delle corse, sia dal programma XX che dai campionati GT. Proprio l'aerodinamica determina le forme del posteriore dello stile della Spider, che sono state sapientemente combinate dal centro stile Ferrari legando i requisiti aerodinamici con gli stilemi più riconoscibili Ferrari. La 488 Spider completa la gamma Ferrari ed è pensata per strade sinuose, sfidanti come quelle che uno può immaginarsi alla Targa Florio o sulle vie della Mille Miglia, passando da paesaggi campestri a piccoli paesini, sempre accompagnati dalla colonna sonora del potente V8 Ferrari. Non è mai esistita una Spider Ferrari così potente e prestazionale. Ed è anche per questo che abbiamo voluto sottolineare l'innovazione di questa vettura con un nuovo colore blu, particolarmente adatto al carattere e alle prestazioni di questa vettura.